Nonostante sia ancora vicino nel tempo e quindi sia difficile poter prendere le giuste distanze e valutare in maniera compiuta tutte le implicazioni, il percorso dell'Esbjørn Svensson Trio si pone senza dubbio come una delle esperienze più significative nel jazz nel nuovo millennio. Sono diversi gli elementi caratteristici del gruppo. Il piano trio, rivisto secondo coordinate spostate in maniera lieve ma immediatamente riconoscibili e personali. Una musica compatta, circolare, ipnotica in alcune soluzioni. L'utilizzo discreto e funzionale dell'elettronica e delle manipolazioni sonore. Una formazione sempre attenta a mettere in luce gli aspetti collettivi della propria espressione. Pubblicato nel 2002, Strange Place for Snow, insieme ai precedenti From Gagarin Point of View del 1999 e Good Morning Susie Soho del 2000, definisce il suono e il senso estetico del trio formato da Esbjørn Svensson, Dan Berglund e Magnus Åström, e lo fa conoscere al mondo intero grazie alla distribuzione di un'etichetta in ascesa come la ACT. Il trio propone una musica compatta e circolare, capace di lanciarsi in un furioso ostinato come quello del finale di Behind the Yashmak o nella dimensione progressiva di Spunky Sprawl, ma capace allo stesso tempo di disegnare atmosfere sospese come quelle di Car Crash, il brano che conclude il lavoro e con il quale il trio ricorda la triste e prematura scomparsa di Jan Johansson, o di accogliere l'ascoltatore nel disco con un brano aperto e disteso come The Message. Strange Place for Snow porta nel lettore un trio paritetico come pochi altri nella storia del jazz. Nel disco ogni elemento trova con naturalezza il suo posto e la coesione tra i tre rende immediate ed elastiche le risposte agli spunti presenti nelle composizioni e a quelli lanciati dai solisti nelle improvvisazioni. La vena dell'Esbjørn Svensson Trio si pone alla base di una nuova visione del jazz, portata avanti naturalmente insieme anche ad altri interpreti. La presenza e la coabitazione di elementi originali e tradizionali, il piano trio e le ritmiche drum and bass, le composizioni sviluppate su cellule melodiche ripetute, ampliate ma sempre cantabili, la capacità di trasformare il suono per adeguarlo alle proprie necessità, la precisa collocazione geografica di alcune soluzioni, hanno fatto dell'esperienza dei tre musicisti svedesi un riferimento imprescindibile per la nuova generazione di jazzisti. Una immersione sfortunata nelle acque al largo di Stoccolma ha interrotto la vita di Esbjørn Svensson nel 2008, a soli 44 anni, e insieme lo sviluppo di un percorso artistico ancora in evoluzione, come testimoniano le registrazioni pubblicate negli anni che hanno seguito la morte del pianista.